Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato a colloquio circa 2 ore in procura a Pescara con i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta gara truccata da 11 milioni per l'affidamento della gestione di residenze per disabili psichiatrici a una cooperativa. Inchiesta che aveva portato all'arresto di Sabatino Trotta, che si è ucciso in carcere a Vasto il giorno stesso dell'arresto, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara ed ex candidato con Fratelli d'Italia alle scorse elezioni regionali nel 2019. Arrestato anche Domenico Mattucci, rappresentante legale della cooperativa La Rondine, e la coordinatrice della stessa cooperativa, Luigia Dolce. Naturalmente non posso dirvi quali sono i contenuti delle domande perché, diciamo, la procedura è questa, quindi il verbale di questo colloquio è segretato e quindi non sono autorizzato a rivelarne contenuti, domande o elementi. Posso solo dire appunto che c'è stato un colloquio molto sereno, molto cordiale e con grande spirito di collaborazione Ma è stato reciproca. sorpreso di questa convocazione? Io sono stato molto sorpreso di quello che è accaduto a Sabatino Trotta, il resto viene da sé. Io ho detto con molta chiarezza sin dal primo momento che con Sabatino Trotta avevo stretto un'amicizia anche umana e personale e mi ferisce molto scoprire che Sabatino Trotta, magari la persona che avevo conosciuto, era un altro Sabatino Trotta. Non ho nessun bilancio particolare da fare, insomma, non è mai divertente né piacevole essere coinvolti in vicende simili, ma penso che sia doveroso per ogni cittadino e tanto più per chi rappresenta e tutela le istituzioni, darsi da fare e collaborare con pienezza, diciamo, con tutte le proprie forze perché appunto si faccia luce e si garantisca trasparenza, giustizia in tutti i sensi. Sono stato chiamato come persona informata dei fatti e neanche lontanamente sfiorata dall'ombra appunto di un dubbio rispetto alla correttezza dei miei comportamenti e quindi della regione che rappresento, e in questa veste ho fornito tutte le informazioni di cui potevo disporre, almeno di quelle di cui dispongo, perché